diverse forme del genere umano che mi fanno venire il voltastomaco. La coerenza. Alla base di tutto ci deve essere la coerenza. È inutile che ci facciamo i grattini quando poi siete tutti delle arpie pronte a colpire chiunque intralci il proprio pensiero. Io sono una strega. Non per questo esserlo significa sinonimo di cattiveria, anzi. Sono semplicemente una strega che con i suoi occhi vede ciò che gli altri vogliono nascondere, coprendosi con il mantello dell'apparenza e finto buonismo. E a volte mi scappa di dirlo, purtroppo, e succede al finimondo. Quindi l'appellativo strega non deve essere usato per definire una persona brutta e cattiva, ma bensì una figlia della natura che ingenuamente crede ancora ai valori, quelli veri, ai sentimenti, alle cose pure e al rispetto degli animali. Le streghe di cui vi appellate voi non esistono, perché sono mostri, sono bestie. Bestie che professano falsi ideali di fede e fratellanza, false parabole, falsi comandamenti. Bestie che fanno finta di amare il prossimo, ma al minimo sbaglio umano lo flagellano. Bestie che fanno finta di amare la natura, gli animali, gli astri, il sole e la luna, ma che quando ne hanno l'opportunità lasciano tutto al caso e al menefreghismo, specie quando sorge un problema serio, di cui cercano la soluzione, ma non la realizzano. Aspettano che gli altri lo facciano per loro. Ecco perché sono diventata una strega per il genere umano immondo, falso e opportunista. Io ingenuamente le vedo le cose, sbaglio a volte a parlarne, ma se le vedo così per come sono è inutile che poi volete far vedere altro. Esseri umani indefessi, per una volta ammettete di essere falsi, ipocriti, inumani e bestie. È facile estirpare alberi, fiori, ettari e ettari di foreste e poi piantare i fiorellini sul davanzale o un ulivo in giardino. È facile prendere un micetto o un cagnolino piccolino, pucci pucci, e poi quando cresce lo si lascia sporco, pieno di pulci e senza cibo e acqua. O peggio ancora, andare in vacanza e abbandonarlo. È facile professare il credo, il Dio supremo, pregare, andare in chiesa e poi a casa comportarsi da anticristiano, bestemmiando. Ve lo ripeto, io le vedo e le sento le cose. Essere strega non è male, non è Satana e non è paganesimo o altre cazzate varie. È uno stile di vita e approcciarsi con la natura e i suoi abitanti in modo amichevole e rispettoso. E voi bestie? È normale che additate chi si professa strega o ama Halloween, perché voi non rispettate il nulla, neanche vostra madre, neanche il cerchio stretto familiare, nulla. E vi riempite la bocca di falsa ipocrisia cristiana, per far vedere uno stile di vita che non c'è, non esisterà mai e che non è mai esistito. Di vero c'è solo madre natura, con tutti i suoi sbalzi di umore e le sue creature che voi state uccidendo. Voi, non io. Io ho cercato di salvare il salvabile, tipo che so, cani e gatti appena nati e gettati nella spazzatura, giusto assaggino, ma non avete neanche idea di quanto siete bestie, e perché capaci anche di giustificare bonariamente un vostro qualsiasi gesto cattivo. La sensibilità, l'empatia e la sinestesia sono le basi di una strega. Non credete ai riti magici come satanici, non credete nelle pozioni come sortilegi maligni, non date retta come le fiabe ci hanno descritto. È tutto un sistema creato dall'essere umano per creare un popolo di intimoriti, intimoriti dal nulla, inventato e spacciato per vero dei poteri più forti. E noi, che semplicemente adoriamo madre natura, siamo state vittime di sevizie e bruciate vive. Vi ripeto, bruciate vive. Quale Dio permetterebbe questo? Quale? E voi, ipocriti, volete farmi credere che siete migliori di me? O sapere più di me? Io so quel che so e vedo quel che vedo. E sinceramente, voi non siete nessuno al mio cospetto. Somni memoro, sempre.